What's up guys, io sono Christian ed oggi sono qui dopo veramente un sacco di tempo che non ne facevo uno a farvi un Q&A, un question and answer, a farvi un ask, chiamatelo come volete. Ieri su Instagram vi ho chiesto di farmi delle domande su una storia, me ne avete fatte un sacco. Ho scelto le domande più carine, quelle a cui non avevo risposto già in precedenza negli altri Q&A, per non essere sempre lì a parlare della solita cosa, e ho anche scelto le domande che magari racchiudessero una o due o tre domande così da fare un minestrone. Comunque, detto questo, iniziamo subito. Prima domanda che vado a pescare è da Non sono Isabel, che mi dice: hai mai avuto problemi con la polizia? Ti adoro, un bacione. Morta! No, non ho mai avuto problemi con la polizia, spero di non averne mai. Steph Xano, che dovrebbe essere Stefano oppure Steph Perano, mi chiede: chi è il tuo makeup artist preferito? Il mio makeup artist preferito è una lei ed è Stacey Marie Anyway. Io lei la adoro. Seriamente, io quando non so che trucco fare, quando ho bisogno di un'ispirazione per le shape, per le sfumature, tutte queste cose qua, vado sempre sul suo profilo e trovo sempre qualcosa. Ah, comunque non andrò a mettere gli screen delle domande che mi avete fatto, perché facendole dalle storie è un pochino brutto ritagliare la scrittina della storia, perché si fa un casino negli screen, quindi no. Tocca Ciambella mi chiede: hai mai avuto paura di essere scoperto da tuo padre prima che venisse a sapere dei tuoi video? Continua a fare quello che fai, sei fantastico, grazie mille. Io sì. Avevo seriamente paura che fosse una persona molto chiusa, così non si è rivelata, e se avete seguito i miei vari story time potete capire. E niente, sono felice alla fine di come è finito tutto. Sofia Tognetti mi chiede: come reagisci ai commenti degli haters? I think you're just jealous of me and what I'm doing. So... Aurora Punta Nivaldi mi chiede: cosa pensi della tua community? I love you all, veramente vi amo un sacco, siamo anche quasi 80.000 in questo momento, non siamo ad 80.000, però magari lo saremo quando pubblicherò il video, quindi magari vi ringrazio in anticipo, però magari non saremo 80.000, però in ogni caso vi ringrazio veramente tantissimo, vi vorrei abbracciare tutti dal primo all'ultimo, sarebbe tipo un po' un esercizio fisico, però vi ringrazio veramente tantissimo perché senza il vostro supporto io non starei facendo quello che sto facendo. Italiano giusto? Ok. E niente, veramente, grazie, 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 grazie. Grazie. Giù trattino basso, lì trattino basso, HC mi chiede: secondo te sono più comode le ciglia finte con banda larga o sottile? Perché io sono uno che ama le ciglia finte con la banda larga se sono folte, nel senso mi piace un sacco avere le ciglia super super folte. Oggi non ce l'ho super super folte, ho voluto un po' cambiare, però solitamente, soprattutto per i close up di Instagram, utilizzo tre paia di ciglia finte con la banda sottile che creano una banda larga e super bella folta. Però se un giorno troverò delle ciglia finte super folte ma con la banda spessa, saranno il mio top. E già il mix che faccio di ciglia finte, quelle tre che uso, è un mix perfetto per il mio occhio. Però vorrei trovarne solo un paio, perché comprare tre paia è un pochino più costoso che comprarne direttamente uno. Marta trattino basso Deriu 96 mi chiede: come posso capire il mio sottotono di pelle? Sei bravissimo, ti adoro, un bacio, grazie mille. Allora, volevo un sacco rispondere a questa domanda perché è un tabù. Allora, ogni volta è sempre un problema trovare il proprio sottotono di fondotinta, e il trick perfetto che ho trovato è guardare le vene dal polso. Se le vostre vene hanno un alone verde e non blu, come sono le vene in realtà, vuol dire che avete un sottotono giallo. Questo perché il giallore della pelle va a creare uno schermo con il blu della vena, facendola apparire verde, quindi... Marica trattino Gulotta mi chiede: sul tuo viso preferisci colori caldi o colori freddi? PS, sei fantastico, grazie mille. Io preferisco i colori freddi. Amo i colori caldi sugli occhi. Sulle labbra dipende, devono essere scuri. I nude caldi chiari non sono molto comfortable con quelli, però con i colori freddi sono sempre comfortable. Questa domanda qua mi viene riferita da un anonimo, nel senso che mentre stavo facendo lo screen mi è arrivata un'altra notifica e quindi si è coperto il nome, quindi non so chi sia questa persona e mi sono andate troppo giù le richieste, quindi è un po' un casino rispondere. Comunque, questa persona qua, che penso sia una ragazza comunque in ogni caso, mi chiede: colore preferito? Il lilla. Io adoro lilla, tutte le sfumature di lilla, di viola, di rosa, però se dovessi scegliere solo uno sceglierei il lilla. Adoro. Giovina.cuconato mi dice: dato che siamo in clima natalizio, cosa ti piace del Natale? Un bacio, ti adoro. Un bacio anche a te. Allora, cosa mi piace del Natale? Mi piace il clima, mi piacciono i pensieri che fanno le persone, mi piace riunirmi con la famiglia, e dal momento che siamo uno là, uno lì, uno lì, uno lì, è sempre un... Anche di questa persona qua non posso dire il nickname, semplicemente perché mi è arrivata una notifica nel mentre, non me ne ero accorto e mi si è bannato il nickname, quindi mi dispiace. Allora, mi chiede questa persona: ti senti parte della community italiana di YouTube? Cosa ne pensi? Qualcuno ti ha mai fermato per strada per chiederti una foto? Come ti sei sentito? Allora, mi sento parte della community di YouTube italiana? Sì.
Sì, mi ci sento parte. Ci sono alti e bassi, non è la miglior community che esista. Si dice spesso che la beauty community americana e la community americana sia molto più top, sono tutti molto più legati, ma non è così. Guardate i drama channels e vedete che non è per niente così. Tutti hanno qualcosa contro tutti, quindi... Mi hanno mai fermato per chiedermi delle foto e come mi sono sentito? Sì, mi hanno già fermato e sono veramente un sacco contento quando lo fate, quando venite, quando non avete paura di venire da me e dirmi ciao perché io non mangio nessuno. E mi sento bene, realizzato, nel senso, ok, quella persona lì è vera. Quindi mi sento un sacco bene. Elisa trattino basso Mussini mi chiede, come vedresti la tua vita senza il make-up? Hai altre passioni? Un bacio. La mia vita senza il make-up sarebbe una vita di ballo. Io ho ballato per 8 anni, poi ho smesso quest'anno per scuola e conciliare anche YouTube. Però il ballo è una mia passione, io adoro ballare, mi piace un sacco ballare. Appena parte la musica sono lì che ballo. Mi piace veramente un sacco, quindi se non avessi scoperto il mondo del make-up sarei lì in palestra a fare allenamento per ballare. Ora passiamo a questa domanda qua che mi viene fatta da un anonimo, nel senso la persona mi ha detto di non andare a dire il proprio nick come altre persone l'hanno fatto perché ho chiesto se qualcuno non volesse essere nominato in video e questa persona qua mi dice «Ciao Cri, volevo farti una domanda un po' personale. Sappiamo tutti che sei gay, ma A o P? Ti adoro!» Io? Sono P di persona. Nel senso, volevo rispondere a questa domanda qua per dire molte persone, molti ragazzi della LGBT community, la prima cosa che vanno a fare molto spesso quando iniziano una conversazione con una persona è chiedere A o P e poi a lì, a seconda della risposta, vanno a continuare la conversazione oppure no. È quello che io mi dico. Ma scusami, ma quella persona è una persona! Non è una A o una P, quindi ti conviene conoscere quella persona, capire chi è, com'è, il suo stile di vita, quello che fa, quello che gli piace, quello che non gli piace, capire se c'è chimica fra voi in senso di amicizia o di un qualcosa di più e poi lì decidere se tagliare i ponti oppure no, non tagliare i ponti direttamente dalla risposta di A o P. Non ha, no, non esiste. Sempre rimanendo in tema, Chiar XC mi chiede, hai mai trovato attrazione per un ragazzo etero e lui non ha corrisposto? Sì, l'ho trovata, penso che i ragazzi etero molte volte siano molto... Quindi sì, molte volte non hanno corrisposto queste persone. Alina Graban mi chiede, quando conosci una persona che cosa guardi? La prima cosa che guardo dopo aver guardato il viso sono le mani e le ginocchia. Ci sono persone con le mani belle, ci sono persone con le mani meno belle, nel senso aesthetically pleasing. È un mio pallino le mani, anche le ginocchia, naturalmente se la persona indossa i pantaloni lunghi non è che gli vado ad aprire i pantaloni per coprire come ha le ginocchia, capito? Quando sono belle, punto. Come la schiena, ci sono persone con una schiena bella e con una schiena meno bella, proporzionalmente, no? Francesca's 97 trattino basso makeup mi chiede, com'è stato passare da un ragazzo sconosciuto a diventare uno youtuber famoso e com'è stato il tuo primo evento con persone già famose su web? Allora, non mi vedo qui, mi vedo persona. Com'è stato? È stato un cambiamento che mi rende felice, nel senso mi fa piacere che ci siano un sacco di persone che mi seguono, che apprezzino quello che faccio. E te sai che ci sono tante persone che credono in te e quindi sei molto più felice, sei molto più happy what you're doing. Com'è stato il primo evento con persone già famose sul web? Allora, il più grande, il primissimo che ho fatto sono stati i Next Space Award dell'anno scorso perché sono stato l'evento apertura del store di NYX Professional Makeup a Genova, però non c'erano tanti big, ce n'erano molti di più Face Award ed è stato veramente, veramente figo. Mi sono sentito un attimo spaesato all'inizio, ma tempo 2 secondi ho visto tutti, ho incontrato tutti ed è stato bellissimo, subito amicizia così, nel senso subito chimica, quindi una cosa che è molto bella è stabilire una chimica veloce con le persone. Choi Yeonjin trattino basso mi chiede, qual è il tuo brand preferito in assoluto di make up? Direi Anastasia Beverly Hills. Non ho tutto di Anastasia Beverly Hills, ma Anastasia Beverly Hills mi piace un sacco. Quante volte ho ripetuto il nome del brand? Non lo so, però vabbè. Sunflaus mi chiede, sei mai stato innamorato? Secondo te esiste l'amore? Pensi che ci si possa innamorare a quest'età? Mi ha fatto anche delle domande, però voglio concentrarmi su queste qua. Allora, sei mai stato innamorato? Sì. Secondo te esiste l'amore? Sì. Pensi ci si possa innamorare a quest'età? Sì, nel senso, secondo me l'amore esiste ad ogni età, solo che va in gioco un grado diverso di maturazione, perché l'amore che posso provare io per una persona è diverso rispetto a quello che potrò provare magari fra 20 anni, perché avrò proprio delle esperienze di vita diverse. Quindi per esempio le persone che vanno a dire l'amore non esiste è perché hanno avuto delle esperienze, hanno avuto un percorso di maturazione che le ha portate a dire l'amore non esiste.
però niente vieta che magari con altre esperienze, con un'altra maturazione, andranno a dire no, l'amore vero c'è ed esiste. Quando ci sono degli adulti che dicono l'amore che provi a 16 anni non è il vero amore, posso dire che sì, è il vero amore per i 16 anni. Di sicuro quando poi queste persone avranno 40 anni, quando io avrò 40 anni dirò no, quell'amore che provavo a 16 anni non era il vero amore, proprio perché avevo una maturità diversa, avevo proprio esperienze di vita, di cultura diverse. Passiamo ad un'altra domanda e questa qui mi viene fatta da trattino basso spezzacuori 777 trattino basso e mi chiede: quale lavoro volevi fare da piccolo? Ti adoro anch'io. Volevo fare l'avvocato, ero completamente convinto di fare l'avvocato, non avrei mai pensato di stare a fare quello che sto facendo adesso, perché volevo fare proprio la persona che difendeva le altre persone, proprio. Cerulea mi chiede: qual è stato il miglior complimento che ti abbiano mai fatto per il tuo make-up? Le ciglia finte. Io seriamente ho un fetish per le ciglia finte. Quando le persone vengono lì, mi vanno a toccare le ciglia finte, soprattutto il mega mix di ciglia finte che faccio, e mi dicono: che ciglia finte hai? Sono stupende, sono così fluffy, così belle. E io dico: sono di questa marca qua. E quindi seriamente, quando ricevo complimenti per le ciglia finte, io adoro un botto. A questa domanda qua volevo rispondere un sacco perché vi voglio raccontare delle cose. Mi viene fatto da Cristiana Lupu che mi chiede: sei mai stato sonnambulo? Lo so che non c'entra molto con il make-up, però mi diverte porre domande un po' più divertenti. Ah, keep it up, boy. Thank you. Non sono sonnambulo, però io mi faccio spaccare quando la mattina magari mia sorella o mia madre mi dicono: ma lo sai che ti sei messa a parlare in modo deficiente durante tutta la notte? Tipo, a volte capita che mi metto a fare dei discorsi e magari mi metto a parlare con mia sorella, ma poi io non me ne ricordo neanche di queste cose. E quindi mi faccio spaccare da solo quando poi mi dicono che cosa mi sono messo a dire. Raf Ciniglio mi chiede: una delle canzoni che per te sono più significative è perché? The Beginning di RuPaul. Io questa canzone la amo. Amo il testo, amo il sound, amo tutto. E ogni volta che l'ascolto mi viene quasi da piangere, perché proprio il testo mi fa sentire potente, nel senso, va a dire this is the beginning, this is the beginning of the rest of your life. E ogni volta che l'ascolto o sono lì che mi sto truccando e quindi dico: questo qui è l'inizio della tua vita, quindi il trucco. Oppure quando sono sul pullman che l'ascolto, mi viene da pensare a quello che sto facendo e mi sento... l'adoro questa canzone. Passiamo ad un'altra domanda. Questa persona qua chiede di essere in anonimo e mi chiede: cosa ne pensi delle relazioni a distanza? Secondo me possono funzionare, però queste persone qua si devono vedere, e poi poche volte funziona una relazione a distanza, e funziona principalmente quando queste persone si sono viste almeno una volta per capire chi è la persona con cui chattano, con cui videochattano. Michelle Bergamini mi chiede: cosa pensi dei gay che hanno un figlio? Pro o contro? Adoro il tuo coraggio e la tua semplicità nel raccontare la tua storia. Spero che avrai un grande successo. Un grandissimo abbraccio e bacio da Michelle. Un grande abbraccio e bacio anche per te da me. Allora, cosa ne penso? Sono assolutamente pro. Pro, pro, pro. Non ci vedo nulla di male. Zero, zero, zero. Angela Papucci mi chiede: un tuo sogno? Ti adoro anch'io. Allora, uno dei miei sogni è quello di riuscire a creare una palette tutta mia, che abbia le cose che dico io e che voglio io, e che sia per tutti, per seriamente tutti, dal colore di pelle più chiaro al colore di pelle più scuro, dalla persona che si trucca poco a quella che si trucca tantissimo, alla persona che si trucca con i colori caldi a quella con i colori freddi, a quella con i grigi, qualsiasi cosa, la persona che si trucca solo con i brilli, e tutte queste cose qua. Vorrei creare una palette a 360 gradi. Mi piacerebbe veramente un sacco. Adesso vado a rispondere all'ultima domanda che mi viene fatta da Anna trattino basso Gobbi. Voglio rispondere specialmente ad una delle domande che mi ha fatto, e mi chiede: hai fatto compere per il Black Friday? Honey, yes! Ho comprato questa cosina, perché non è molto cosina, e vedrete molto presto in un video. E niente, non vi dico altro, non vi spoilerò altro. Comunque, siamo arrivati così alla fine di questo Q&A. Spero tantissimo che vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto. E se così, cliccate un mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete i miei video in futuro. Fatemi sapere qua sotto tramite un commentino qualche risposta delle domande che mi hanno fatto qui nel video, magari quelle sull'argomento dell'amore, se esiste ad ogni età oppure no, o magari anche l'argomento AOP. E niente, detto questo, thanks for watching!